una bellissima emozione per noi della Casa del Musical, quella di ritornare appunto in questa bellissima città, ridente città, con un pubblico molto affettuoso su un palcoscenico per ricominciare dopo questo tempo di pandemia che purtroppo continua, ma dopo la chiusura del lockdown. Il nostro spettacolo, che si chiama Al passo coi templi, il risveglio degli dèi, vuole essere proprio uno dei simboli di questa rinascita, e grazie ad Alfredo lo farò questa sera su un palco premiati con il premio Sicilia Eccellente. Siamo veramente felici di portare il nostro messaggio, un messaggio di speranza che viene dall'arte, ma anche un monito, perché l'uomo, ci ricordano gli dèi, sta osando forse troppo, ribaltando e sovvertendo ogni legge, anche quelle della natura, e purtroppo ne sta pagando le conseguenze. Abbiamo visto e ricordiamo tutti come la natura si sia liberata quando noi eravamo prigionieri, proprio come successe quando Prometeo rubò il fuoco agli dèi. Gli dèi punirono, Zeus punì gli esseri umani. Questo è uno spettacolo mitologico che prende spunto dalla mitologia e che grazie alla mitologia ci fa riflettere anche sul nostro presente, perché il mito, lo sappiamo, ha sempre tanto da dire e forse anche qualcosa da ammonire e rimproverare. Grande gioia per noi, un gruppo di 50 artisti che ha calcato diversi palcoscenici belli come quelli del Teatro Antico di Taormina, meravigliosa esperienza, Valle dei Templi, in giro in tournée nei luoghi siciliani sempre archeologici, e questa sera abbiamo portato un estratto grazie a Sicilia Eccellente e siamo onorati, felici e contenti. Mi sono sempre occupato di produzione discografica e di spettacolo. In questi ultimi 18 mesi ho sentito un solo bisogno: dimostrare con dei fatti concreti a tutti gli artisti siciliani che per quel poco che io sono riuscito a costruire e a dare, ho voluto farlo porgendo un mazzo di fiori, coinvolgendo 48 progetti artistici di coloro che io ritengo tra i migliori artisti siciliani, qui in Piazza del Popolo, a Città dell'Ascari, perché sapessero che io, l'amministrazione comunale di Lascari e chissà quanti altri siamo vicini agli artisti che sono stati profondamente colpiti dalla pandemia.